come segretaria del Consiglio Pastorale Parrocchiale, a nome di tutta la comunità, saluto nostro padre arcivescovo qui convenuto e tutti i presenti questa sera, e in particolare i sacerdoti e i parenti dei sacerdoti che si sono avvicendati negli ultimi tempi nella storia di questa Chiesa. L'occasione che ci riunisce ha un ulteriore motivo di gioia, poiché ci dà l'opportunità di festeggiare insieme anche il compleanno di Padre Arcivescovo. Come è già avvenuto per l'onomastico in occasione della visita pastorale. Pertanto le siamo grati per la sua presenza, per aver accettato di condividere un momento di edificazione di questa comunità in cui il protagonista è questo contenitore, la nostra Chiesa Madre, che stasera si trasforma in contenuto poiché ognuna delle persone che è passata qui ha lasciato una traccia di bellezza che ci potesse rimandare ed educare alla bellezza perfetta. Quindi grazie ancora e buona serata a noi tutti. Lodato Gesù Cristo. Carissimi benvenuti a tutti voi. Saluto cordialmente e lo ringrazio per la sua presenza il nostro arcivescovo, Monsignor Cacuccia. Il vescovo Monsignor Padovani purtroppo non è presente per una febbre improvvisa. Saluto i sacerdoti che hanno svolto il ministero in questa parrocchia. I sacerdoti di gioia, le autorità cittadine, i parenti dei sacerdoti, Monsignor Franco Di Maggio, Don Gaetano, i parenti di Don Vito Palumbo e tutti voi fedeli convenuti questa sera per vivere insieme un momento di gioia per la presentazione di un libro che il nostro fratello Saverio Gallo, parrocchiano di lunga data, servitore e amante di questa comunità, che ha contribuito ad edificare con la sua generosità e disponibilità, conservando gelosamente ed ora pubblicando tutta la documentazione riguardante la vita di questa parrocchia, che lo ha visto testimone di tanti eventi succedutisi in questo ultimo scorcio di tempo. Summa Editore ha stampato questo libro con una veste grafica, a mio parere, eccellente, con magnifiche e interessanti foto. La presentazione di questo libro è per noi un'opportunità per lodare e ringraziare Dio e per esprimere riconoscenza a quanti negli anni hanno donato il meglio di se stessi per la crescita di questa comunità. Nell'anno della fede siamo invitati a riscoprire la bellezza e la gioia di essere cristiani e l'aver raccolto e ordinato il ricco materiale di documenti e foto che hanno caratterizzato la vita di quasi tutto il secolo scorso della nostra parrocchia ci fa rendere conto della bellezza e del fascino della vita cristiana quando si concepisce la fede, come ha affermato Benedetto XVI nella Deus Caritas Est, l'incontro non con un'idea, bensì con un avvenimento, una presenza, una persona che dà alla vita un nuovo orizzonte, una direzione decisiva. L'avvenimento di Cristo risorto rimane operante nella storia attraverso quella realtà visibile da Lui voluta e continuamente edificata attraverso il dono del suo Spirito. E quella realtà si chiama appunto Chiesa. Gesù Cristo ci raggiunge attraverso una realtà che si vede, si sente, si tocca. Una realtà che è la compagnia dei credenti in Lui. La Chiesa, fatta di pietre e pietre vive, è il segno oggettivo della sua presenza. Noi, ora, qui, radunati, siamo il segno vivo della sua presenza. La Chiesa Santa Maria Maggiore,
che vedete splendente grazie alla generosità di un benefattore che ha permesso di ripristinare i candelabri che Monsignor Di Maggio aveva dotato, abbellendola ancora di più di quello che già aveva fatto Monsignor Luigi Tosco. È un segno della religiosità e fecondità del popolo di Gioia del Colle, che negli anni ha edificato con i sacrifici e la partecipazione attiva alla vita della comunità. La struttura del libro ci permette di fare un percorso interessante. Difatti è suddiviso per conoscere, per capire, per cogliere, per ringraziare e per lodare la Madonna che è titolare della nostra parrocchia, che ci fa essere grati a Dio soprattutto e poi alle persone che hanno edificato questa comunità. In primo luogo i pastori che si sono succeduti, i sacerdoti collaboratori e i laici che hanno servito e servono generosamente questa porzione di popolo di Dio. Ringrazio il professor Mario Girardi che presenterà il libro più dettagliatamente e auspico che ogni famiglia gioiese conservi questo libro per trasmettere alle future generazioni la gioia e la bellezza di appartenere alla Santa Madre Chiesa. Grazie. Eccellenza, reverendi sacerdoti, amici di Gioia, amici venuti anche da fuori, parenti dei sacerdoti che hanno operato qui a Gioia, a tutti quanti il più caldo benvenuto per una serata che sicuramente resterà nella memoria di tanti, vorremmo nella memoria di tutti i gioiesi. Il mio compito non è dei più semplici, anche se sono abituato a leggere cose altrui, a presentarle, a criticarle evidentemente ed eventualmente è necessario. Quello che presenterò questa sera naturalmente è un rapido profilo di ben 360 pagine e quindi sono costretto veramente ad essere estremamente sintetico, ma ugualmente a farvi gustare la bellezza, la sapienza, la bontà di questo volume. Dirò subito che è molto più facile di questo volume dire quello che non è o non vuole essere, non pretende di essere, che non invece quello che c'è, abbondante, ricco, molto fecondo. Dirò subito ciò che non è o non vuole essere, non è un libro di storia, così come non è un libro d'arte e non è neppure un libro di devozione, però riesce ad amalgamare tutte queste cose insieme in una simbiosi eccezionale. C'è storia, c'è arte, c'è devozione, c'è pietà. C'è quell'insieme che ha fecondato questa comunità ecclesiale ormai quasi millenaria. Cominciamo subito dal titolo. Poco fa qualcuno di voi mi chiedeva il senso di questo titolo. Per la Chiesa
pietra e di pietre vive. Mi permetto solo un piccolo rilievo, e cioè sarebbe stato opportuno, anzi doveroso, mettere in epigrafe di questo volume quelle belle parole che la prima lettera di Pietro presenta e che è all'origine anche di quel giornalino che la comunità parrocchiale di Santa Maria Maggiore ormai da tempo stampa, e cioè un piccolo brano tratto proprio dalla seconda lettera di Pietro, capitolo secondo, scusate ma la luce qui, il versetto quarto: avvicinandovi a lui, cioè a Cristo, la pietra vivente scartata dagli uomini ma scelta da Dio e di valore, siete costruiti anche voi come pietre viventi in edificio spirituale per formare un organismo sacerdotale santo che offra sacrifici spirituali ben accetti a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Sono proprio queste espressioni che hanno dato origine a questo volume, ai contenuti di questo medesimo volume. Un volume molto ampio, dicevo, di ben 360 pagine, che però segue un metodo abbastanza coerente nella esposizione del tanto materiale che c'è e di quanto ancora potrebbe esserci. Qual è questo metodo? Il nostro amico l'ingegnere Saverio Gallo presenta questo volume entrando, ecco, accostandosi a questo edificio, entrando e mano a mano osservando, riflettendo su tutto quello che vede. È un cammino che lui fa per conto nostro, che propone a tutti quanti noi, una sorta di pellegrinaggio attraverso la facciata, attraverso gli altari, l'altare maggiore, il coro, una sorta di pellegrinaggio di conoscenza che genera ammirazione, che genera ringraziamento, sfocia poi in riflessione di fede, in preghiere, il tutto presentato con un ricco corredo iconografico, le singole tele, le singole statue, un ricco corredo fotografico, talora anche inedito, per una sorta di, diciamo quasi di mistagogia, o comunque di per una visibilità di immediata pedagogia catechetica. Ed è importante che ognuna di queste tappe che il nostro Saverio fissa nel volume, ognuna di queste tappe si conclude con un pensiero e con una preghiera a Maria, la Madre di Dio, titolare appunto di questa parrocchia, di questa comunità della Chiesa Madre, Santa Maria Maggiore. Vediamo di percorrere insieme con lui questo pellegrinaggio, questo cammino che è di fede, di storia, di arte, di visibilità catechetica. L'edificio attuale che si presenta agli occhi, non solo di Saverio ma di tutti quanti noi, non è l'edificio più antico. Questo edificio nasce recentemente, se così si può dire. Ha una lunga gestazione che principia nel 1764 e arriva dopo un secolo e mezzo soltanto con il completamento del campanile 1892.
bisogna però dire che questo edificio, diremo qualcosa del come è stato costruito e da chi, si presenta sicuramente su base documentaria molto più bello e più solenne dell'edificio antico, quello romanico, quello costruito, documenti alla mano, nel XII secolo, 1140-1150 almeno. Le prime testimonianze risalgono già al 1180 in un diploma normanno. Come mai è stata demolita, rasa al suolo, dicono le testimonianze, l'antica chiesa madre romanica per fare posto a questa che vediamo oggi? Il Garrumba, l'arcidiacono barese, diceva nella sua storia dei santi pastori baresi che questo è uno dei più belli edifici, dei più bei templi dell'archidiocesi di Bari, quello attuale. Perché comunque è stato abbattuto l'antico romanico? Il Losavio si fa, l'abate Losavio, che scrive in versi per la prima volta la storia di Gioia, parla di una sommossa popolare che, approfittando di un incendio nel coro, ce ne sono tanti documentati, la sommossa popolare guidata da un vandalo tribuno, dice lui, un sacerdote, Don Gian Antonio Monte, assale l'antico edificio romanico, lo demolisce, lo raga al suolo. Ho dimostrato, documenti alla mano, in uno studio comparso più di 20 anni fa, pubblicato più di 20 anni fa, che la opinione dello Sapio è una calunnia bella e buona, priva di qualsiasi fondamento. Ci sono motivi politici al di sotto di questa calunnia. D'altra parte, lo Sapio, quando l'antico edificio fu demolito, aveva appena 2 anni. Quando scrive queste cose nel 1834, ormai l'edificio è in piedi da parecchio tempo e lui non ha alcuna memoria documentaria in proposito. C'è anche un viscerale amore per le antichità da parte dello Sapio che lo porta a formulare una calunnia di origine politica. Le fonti ci dicono tutt'altro. Le fonti ci dicono cioè che l'antico edificio romanico era decadente e fatiscente ormai da tempo. Saverio si sofferma proprio sulla epigrafe che si ritrova proprio sulla facciata e che io avevo già esaminato anche nella sua formulazione poetica. E questa epigrafe in latino dice l'esattezza di quella che era l'antica comunità gioiese radunata attorno alla chiesa madre. Dice: addio ottimo Massimo, o viandante, questo tempio, questo che vediamo, raso al suolo il vecchio tempio, dappertutto ricoperto di nero squallore, rovinoso e fatiscente per vetustà, i gioiesi, non una sommossa popolare, non gli esagitati, non degli ubriachi, non dei faziosi politici, i gioiesi, pronti a fare grandi cose e sopportate fortemente, riunite le forze con l'auspicio e la guida di Dio, sotto la direzione di Pasquale Marcoleo, architetto di Martano di Lecce, per sempiterno incitamento ai posteri, eressero dalle fondamenta nell'anno del Signore 1764.
Nessuno penserà che i credenti gioiesi, la comunità ecclesiale di Gioia, avesse aggredito la Chiesa che era ed è ritenuta la madre di tutti i credenti, perché questa Chiesa con il suo fonte battesimale rigenerava alla fede di Cristo i credenti della comunità ecclesiale di Gioia. Nessuno penserà che i gioiesi avessero perso il lume dell'intelletto e avessero aggredito fino a demolirla a rada la sola, la propria madre, colei che li aveva generati. L'epigrafe dice appunto questo sforzo corale realizzato a cominciare dal 1764, perché i documenti parlano già due secoli dopo la costruzione dell'antico edificio romanico di un periodo di grande decadenza. I vescovi visitatori, noi abbiamo le sante visite dal 1578, denunciano ripetutamente degrado, incuria, abbandono, sporcizia, umidità. La storia della Chiesa più antica, dei suoi arcipreti, non sempre, ecco, è una storia dignitosa. Nel 1764 la comunità ecclesiale gioiese, la comunità civica gioiese, prende il coraggio, come si suol dire, a quattro mani, in un anno che è registrato dagli storici come l'anno di una fra le carestie più devastanti del Regno di Napoli, 1764. Bene, prendono il coraggio a quattro mani, il capitolo in primo luogo, chiama l'architetto Marco Leo, che aveva già realizzato parecchio su Lecce e dintorni, ed erige questo splendido luogo che fosse appunto testimonianza della fede di Gioia. Dunque la facciata, sulla facciata si sofferma un attimo Saverio, annota i due gruppi sul torre, quello della Madonna in trono con bambino, titolare dell'antica chiesa romanica e sicuramente facente parte dell'arredo dell'antica chiesa romanica, e naturalmente il patrono cittadino San Filippo Neri, una statua più recente, un po' più mal ridotta dal tempo, anche perché di materiale più, diciamo, fragile. I leoni rampanti sul portale, anche qui ci troviamo di fronte ai pochi residui dell'antica chiesa romanica. E poi le epigrafi, quella che abbiamo appena letto, 1764, il secondo stadio, 1777, l'ultimo stadio, quello che completa la costruzione un secolo e mezzo dopo, 1892, il fastigio e il campanile. E poi ecco che Saverio entra in chiesa, ci guida per mano, e il primo manufatto che incontra è il fonte battesimale. Ecco la origine della maternità di questa chiesa, la maternità della fede, il fonte battesimale. Quello che vediamo oggi non è il fonte antico, è recuperato, fu acquistato dall'arciprete Tosco negli anni 40, ed era il fonte battesimale della cattedrale di Bari. Quando appunto la cattedrale di Bari avviò lavori di sbaracchimento per farla ritornare all'antico splendore romanico, ecco che il fonte battesimale della cattedrale barocca fu acquistato per sostituire una vasca un po' più, diciamo, dozzinale, un po' più rozza, e che abbiamo recuperato. Era stata abbandonata, per la verità, quello che era il fonte battesimale antico, era stato abbandonato
l'installazione appunto della fonte battesimale della cattedrale era stato abbandonato in un cortile nella attuale parrocchia di San Vito. Poi, per fortuna, grazie alle ricerche che sono state avviate negli anni Ottanta, è stato riconosciuto questa fonte e rimesso in onore nella parrocchia di San Vito. Ma bisogna aggiungere ancora che, ecco, c'è un elemento importante, c'è un quadro che richiama l'eventualità, la possibilità che a questa fonte battesimale della cattedrale di Bari sia stata battezzata la beata Elia da San Clemente. Ecco perché trovate un quadro che riproduce l'immagine di questa beata nata a Barletta, se non vado errato. Laddove oggi è il fonte battesimale acquistato dalla cattedrale di Bari, in realtà c'era un altare fino appunto agli anni 40. Era l'altare di San Gennaro, della Dorata e di San Gennaro. L'antica tela, molto bella purtroppo, poi fu dismessa per fare posto al fonte battesimale e è stato recuperato, sia pure diciamo con molte perdite di colore, si trova appunto all'interno del salone. Subito dopo, naturalmente, il Saverio, fermandosi di fronte alla fonte battesimale, riflette appunto su quello che è il significato, il principio della vita cristiana, e quindi prega sul fonte battesimale, rivolge naturalmente il suo pensiero credo alla Vergine che attraverso l'incarnazione ha permesso appunto questa nuova nascita. E poi, andando più innanzi, incontra la cappella di Maria Bambina, una creazione dall'arcipreste Tosco, completata, come tutti conoscete, dall'arcipreste Di Maggio in maniera splendida. Il simulacro di Maria Bambina fu fatto venire direttamente da Torino, perché appunto Tosco era torinese, uguale all'originale delle suore di Maria Bambina di Milano. Fu completato da Di Maggio tutto l'arredo attraverso gli splendidi affreschi del pittore Mario Praia, che presentano un intero ciclo mariano attraverso le grandi donne dell'Antico Testamento, Rachele, Esther, Giuditta, Deborah, per venire poi alla infanzia e all'adolescenza appunto di Maria Bambina attraverso quello che ricostruisce uno dei più antichi scritti cristiani, il Protovangelo di Giacomo, e poi le vergini della Chiesa cristiana, Cecilia, Agnese, Lucia, eccetera, il trionfo della verginità, il tutto veramente qualcosa di molto prezioso, in un ambiente, la cappella di Maria Bambina, che in realtà all'origine aveva altra funzione. Era l'antica cappella del Santissimo Sacramento, dove officiava la confraternita del Santissimo Sacramento, la prima fondata a Gioia già nel 500, all'indomani del Concilio di Trento. Quando poi la confraternita del Sacramento in qualche maniera si estinse, subentrò sempre nella stessa chiesa, che era separata, attenzione, dall'antico edificio romanico. Subentrò la confraternita del Purgatorio e poi, nel momento in cui si procedette alla riedificazione della chiesa matrice, così come la vediamo, anche la chiesetta del Purgatorio, c'è una data, guardatela bene sul,
sul portale d'ingresso oggi murato, 1768, diventò una chiesa a tutti gli effetti per la confraternita del Purgatorio. Quando poi, all'indomani dell'Unità d'Italia, la confraternita del Purgatorio fu spostata laddove oggi è, nella chiesa di San Francesco, questo ulteriore corpo fu aggregato direttamente alla chiesa madre e ritornò ad essere appunto la cappella del Santissimo Sacramento. Anche qui, nel momento in cui la confraternita rinata decadde nuovamente, subentrò un'altra confraternita, ne abbiamo parlato recentemente, la confraternita della Beata Vergine del Carmelo, che quindi appunto officiò e ancora oggi ha un vano annesso in fondo a quella che era l'antica chiesetta del Purgatorio, che funge appunto da sacrestia della confraternita del Carmelo. Di tutto questo Saverio fa il punto in maniera molto precisa. Ci sono ancora altri elementi che fanno parte dell'antico arredo della chiesa romanica che si sono conservati. Per esempio, nell'antica cappella del Sacramento c'era un alto rilievo, il cosiddetto Ecceomo, che trovate murato questa volta nella cappella del Crocifisso. Siamo alla fine del XV secolo. C'è la firma di Giovanni Rocca, del primicerio Giovanni Rocca, che ha realizzato anche altre opere scultoree minime ma interessanti. Ancora all'interno della Cappella del Santissimo c'era, ed è stata restaurata negli anni Ottanta, appunto questa bellissima tela della cena, emblema appunto, l'ultima cena, emblema della confraternita del Santissimo Sacramento. Oggi la trovate nel transetto di sinistra, nel braccio sinistro del transetto, rispetto a voi. Ancora, all'interno della cappella, come vedete, è uno scrigno, la cappella di Maria Bambina. All'interno di questa cappella, negli anni Ottanta, anzi più oltre, è stato recuperato un altro preziosissimo monumento dell'antica chiesa romanica, ovvero il gruppo scultoreo in pietra, una volta policroma, ma sono rimaste ancora alcune tracce di colore, che rappresenta il matrimonio mistico di Santa Caterina, cioè la Madonna in trono con il bambino che poggia una corona sulla testa di Santa Caterina di Alessandria inginocchiata. Questo gruppo scultoreo faceva parte di un altare, c'erano molti altari nell'antica chiesa madre, faceva parte dell'altare appunto di Santa Caterina di Alessandria, a cui era dedicata anche una chiesa fuori le mura, laddove oggi c'è per esempio il monumento a Giuseppe Garibaldi. Lì nei pressi di San Francesco c'era una chiesa dedicata a Santa Caterina di Alessandria. In chiesa madre c'era questo gruppo scultoreo attribuito con ottimo fondamento a un altro grande scultore pugliese che ha operato attraverso i suoi allievi anche a Gioia, ha lasciato interessanti opere anche a Gioia, ovvero Stefano da Putignano. Tutto questo è in questo scrigno prezioso appunto della cappella di Maria Bambina, e sapete bene che recentemente è stato ripristinato, ecco, l'uso della custodia del Santissimo Sacramento proprio in questa cappella. Subito dopo si procede ancora innanzi, Saverio incontra l'altare dell'Immacolata con una tela devozionale di un canonico gioiese datata 1798. Dobbiamo partire da un presupposto: in chiesa madre, proprio perché era l'unica parrocchia fino all'anno di grazia 1919, confluivano, dovevano essere presenti tutti i culti presenti nel territorio.
Ebbene, nella chiesa di Sant'Andrea ne abbiamo parlato qualche settimana fa. Nel 1721 nasce una confraternita dell'Immacolata Concezione, quindi anche in chiesa madre un culto dell'Immacolata Concezione doveva trovare una sua significazione, un suo stabilimento, un altare. E poi, ecco, si arriva all'altare di San Rocco. Qui il restauro effettuato negli anni Ottanta ha scoperto una cosa interessante, e cioè che questa tela del transetto di sinistra, questa tela in realtà era stata realizzata da un autore, non c'è il nome dell'autore, forse Valari, che ha dipinto altre tele che vedremo, era stata realizzata per un altare minore, non per l'altare, attenzione, questi due altari del transetto sono i cosiddetti altari patronali, dedicati cioè ai patroni sia della chiesa Santa Maria Maggiore come della città. Quando poi agli inizi dell'Ottocento ci furono pressioni da parte della comunità ecclesiale gioiese e della comunità civica verso l'arcivescovo di Bari, verso verso il pontefice, ma anche verso il re di Napoli, per la concessione di San Rocco come patrono di Gioia dopo Santa Sofia, ecco che il capitolo ritenne di venire incontro a queste esigenze, e allora la tela, che aveva una sua dimensione, fu dilatata. Se vedete, si vede perfettamente che le misure originarie erano più piccole, furono dilatate per appunto adattarle ad una grandezza maggiore, appunto, ritenendo San Rocco, insieme con Santa Sofia e dopo Santa Sofia in ordine di tempo, uno dei patroni di questa città, anche se non fu mai dichiarato tale canonicamente. La dichiarazione canonica sarà fatta per San Filippo Neri soltanto nell'anno di grazia 1900. E poi, alle mie spalle, il presbiterio, il cuore appunto della chiesa madre attuale, che aveva già un ciclo mariano che esaltava la titolarità di questa chiesa. Al centro c'era la tela della Natività firmata da Vito Calò e che poi è stata spostata dopo il restauro nel transetto più sulla destra. Siamo nell'Ottocento già, fa fine Settecento e inizi dell'Ottocento, restaurata e tornata al suo splendore, tanto più che si tratta di una buona copia di un autore ancora più famoso, ovvero Corrado Giacinto, che ha lo stesso soggetto. Ebbene, come mai questo spostamento? La Cinque Toscano, nel giro di 7 anni, volle rifare completamente e ancora più bella questa chiesa. Si affidò appunto ai due fratelli Braia e volle istituire un nuovo ciclo mariano. Trovate la Natività al centro, le tre grandi tele sono di Vito Braia, poi trovate appunto sulla vostra destra, trovate la Cacciata dei progenitori dal paradiso dopo il peccato originale, e la donna che avrebbe schiacciato il capo del serpente tentatore come anticipo, come profezia della Vergine, e poi sulla vostra sinistra appunto l'assunzione, la glorificazione della Vergine. Vi dicevo che precedentemente c'era un altro ciclo di tele, la Natività della Vergine, appunto quella di Vito Calò. Sulla sinistra qui c'erano le nozze di Cana, sulla destra, ahimè, i documenti non ci dicono nulla, però c'era un'altra tela di origine mariana. Nel momento in cui appunto Tosco fece fare dai Praier questo nuovo ciclo, per fortuna si salvò
la tela della natività, le altre due presero altre strade. Non diciamo più di tanto, anche se vedo su questo è piuttosto, diciamo, tranquillo e equilibrato, non vuole lanciare evidentemente accuse di trafugamento. C'è un altro particolare che giustamente sottolinea Saverio. Vedete degli affreschi laterali alla Natività. L'uno rappresenta San Giovanni Bosco e l'altro il Cottolengo. È la firma dell'arcivescovo Tosco. Sono i santi, i grandi santi di Torino, dove lui era nato, era stato educato. Lui stesso era stato allievo del Cottolengo e quindi chiaramente ha voluto lasciare, non ha lasciato firme da nessuna parte Tosca, però ha voluto, ecco, questa presenza insieme con Maria Bambina. Il cammino pellegrinaggio orante di preghiera, di meditazione di Saverio continua e arriva al cappellone di San Filippo e Santa Sofia, i patroni di Gioia. Qui ci troviamo di fronte a una, questo cappellone è il segno, come conoscete bene, testimonianza di una tragedia, una grande tragedia, ma anche di una grande rinascita, di una grande ripresa. La tragedia del crollo del campanile il 23 febbraio 1942 che travolse interamente il cappellone e la tela antica che rappresentava anche lì la Vergine in gloria con San Filippo e Santa Sofia e le tre figlie, travolse, come sapete, il buon vicepario Don Giovanni Brisciantelli. Queste medesime rovine travolsero anche la salute malferma di Don Luigi Tosco, il quale, riconosciuto colpevole dalla Cassazione, responsabile del crollo del campanile, ci furono feriti anche, fu costretto a pagare ingenti somme che furono tutte quante rimborsate grazie alla generosità di tanti, tantissimi gioiesi che lo amavano per davvero. Nel febbraio-marzo del 49 esaurì, pagò tutti i debiti. A maggio del 49 Tosco lasciava questa terra. Quindi vi dicevo, una tragedia, ma anche una rinascita, perché Don Franco Di Maggio, che conosceva molto bene la tragedia di questi due poveri preti, come prima cosa volle realizzare un busto in onore dell'arcivescovo Tosco che troviamo ancora oggi nel salone, e subito si mise all'opera per ricostruire integralmente il cappellone con una nuova tela, con un nuovo campanile. Sapete benissimo quanto Don Franco Di Maggio ha fatto in questo senso. C'è ancora una preziosità in questo cappellone di San Filippo Neri e Santa Sofia, l'altare. Un altare marmoreo meraviglioso. Ci troviamo di fronte all'altare maggiore della cattedrale di Bari, un altare del 600, su un disegno di Domenico Vaccaro, altro celebre artista dell'epoca, e dunque grazie ai buoni rapporti che c'erano tra l'arcivescovo Minni, allora, e il nuovo parroco Don Franco Di Maggio, grazie a tutto questo, ecco, invece di ricostruire un nuovo altare, l'altare della cattedrale fu donato appunto al cappellone di San Filippo. Gli stessi candelieri in bronzo
Monzo, che troviamo adesso sull'altare maggiore, fanno parte dell'arredo dell'altare maggiore della cattedrale di Bari. Dunque il cammino prosegue e arriviamo alla cappella del crocifisso. In chiesa madre, nella chiesa madre antica, c'era un crocifisso ligneo molto venerato. Addirittura il vescovo visitatore chiede di mettere una vetrata di protezione, perché i devoti erano tantissimi e minacciavano anche con la loro devozione di deturparlo, di rovinarlo. Con l'arrivo dei francescani riformati a Gioia, nella chiesa di Sant'Antonio fuori le mura, e la realizzazione, come conoscete anche qui, un recente restauro del bellissimo crocifisso ligneo nel 1692, questo più antico crocifisso ligneo della chiesa madre scompare, non abbiamo più traccia. Nel 1797, se non ricordo male, esatto, nel 1797 un pittore romano, Paolo Lanari, si firma romano appunto, realizza questa bella tela del crocifisso, il ricordo di questo antico altare del crocifisso nella chiesa romanica. Subito dopo c'è un altare dedicato alla Vergine del Carmelo. Anche la confraternita del Carmelo voleva un suo altare specifico, nel momento in cui l'antica cappella del Purgatorio del Santissimo era tornata ad essere cappella del Santissimo. È un altare privilegiato, come leggete su una epigrafe. L'ultimo altare che prende in considerazione e chiude questa visita guidata in chiesa madre Saverio e l'altare di San Francesco di Paola. Abbiamo avuto occasione recentemente di leggere ed apprezzare da vicino il restauro di una statua in similpietra appunto del 500 o comunque almeno del 600 nella chiesa di San Domenico qui vicino. San Francesco di Paola è il santo per eccellenza dei poveri, difensore degli umili, lui stesso molto umile, ma che parlava faccia a faccia con i potenti e lì sottoponeva a debita penitenza anche per le loro colpe nei riguardi del popolo. Bene, San Francesco di Paola è un santo molto venerato dai gioiosi, ancora oggi. Dicevo in quell'occasione del restauro della statua in San Domenico, ancora oggi molti Francesco sono in realtà Francesco Paolo. Un appendice Saverio dedica alla chiesetta, anche questa, dedicata a Maria Vergine, in questo caso l'Annunciazione, la chiesetta dell'Annunziata a Monte Sant'Ace. Una chiesetta molto antica, costruita dapprima come casina dell'arcivescovo di Bari Romualdo nel 1309 e poi ha avuto ulteriori vicissitudini, ha avuto un ampliamento con una cappella dedicata alla Passione nel 600 e era in stato di abbandono totale quando è arrivato qui l'arcivescovo tedesco da Torino. E in una lettera all'arcivescovo di Bari si lamenta, ecco, perché non riceve l'aiuto e il sostegno che avrebbe voluto dai confratelli qui di Gioia, perché dice nell'area, allora era mezza arcivescovina, lo è stata fino agli anni 30-40 sostanzialmente, era diciamo proprietà dell'arcivescovo di Bari tutta la zona, e diceva Tosca in questa lettera con l'arcivescovo, si era reso conto della situazione in cui vivevano i tanti rurali che non potevano evidentemente essere presenti a Gioia per tanti motivi, anche per una evangelizzazione, una catechesi, eccetera. Dice a un certo punto: vivono come bestie,
letteralmente, vivono come bestie, per cui di fronte a una situazione del genere Tosco si fece il mille, riaprì la chiesa, chiese al pittore Umberto Colonna di affrescarla e ci sono medaglioni che presentano Pio XII appunto all'epoca e l'arcivescovo Mimmi, c'è la volta della Vergine in gloria, c'è una pulizia dappertutto anche dei vani posteriori, c'è soprattutto la istituzione di una confraternita dell'Annunziata che possa seguire da vicino la chiesetta a cui il popolo gioiese comunque era molto legato, soprattutto rilancia quella che abbiamo celebrato appunto qualche settimana fa, la cosiddetta passata al monte. È tutto dovuto appunto alla città di Tosco, che voleva avvicinare i tanti che abitavano in questa zona e che invece non potevano essere presenti in chiesa madre. Dalle pietre alle pietre vive. E qui naturalmente i ricordi, l'affetto, i gesti di amore, perché leggo a questo punto quello che alcune espressioni che Saverio dice proprio all'inizio, in premessa. Il suo vuole essere un gesto di amore per questa comunità perché se ne sente parte, ammira la sua storia nella sua forma sia esteriore che anche interiore e spirituale, che manifesta il percorso del popolo di Dio. Dice: mi piace soffermarmi e cogliere attraverso le immagini, opere d'arte e quant'altro ad oggi pervenutoci i significati della fede trasmessaci da coloro che ci hanno preceduto, perché sente impellente un impegno educativo a trasmettere il patrimonio di valori che è qui, ma soprattutto, ecco, l'auspicio che lui, con cui lui conclude questa breve premessa, dice che queste semplici pagine possano aiutare a meglio percepire il profumo della presenza di Cristo a quanti entrano in chiesa e incontrano questa comunità. E qui naturalmente lui ripercorre gli antichi, la lista degli antichi arcipreti, ma naturalmente si sofferma su quelli appunto di cui lui ha avuto esperienza diretta, che tutti quanti conoscete, sacerdoti venuti da fuori che hanno operato nel tutto l'arco del Novecento qui in Chiesa Madre, in tutta la comunità, sacerdoti nativi di Gioia, soprattutto i più giovani, ma soprattutto vorrei menzionarvi quelle che non sono le pietre vive soltanto i sacerdoti, non sono soltanto i vescovi, non è soltanto la gerarchia, le pietre vive sono tutto il popolo di Dio. E qui ecco che Saverio presenta una serie di brevi profili biografici, donne e uomini, giovani, meno giovani, semplici credenti che hanno fatto tanto, oggi non sono più in mezzo a noi, ma hanno fatto tanto appunto per la crescita di questa comunità. Ve li menziono rapidamente perché è giusto che appunto sappiate se a qualcuno sfugge qualche nome. Ecco, si sofferma il primo, è come una sorta di simbolo, Nicolino di Sacristano, una sorta di istituzione insieme con Don Franco di Maggio. E poi l'avvocato Mimì Marvulli, braccio destro di Don Franco di Maggio per tanti anni, il geometra Vincenzo Tuccillo, il maresciallo Bartolo Piferro, che ha dato una mano fino a Don Mimì, ecco, credo che anche con Don Mimì Ciavarella è stato un ottimo collaboratore, e poi Giuseppe Colapinto, Lucia Malvaso, una signora che ha fatto catechesi fino a tardissima età, la signora molto garbata, la professoressa Lina Nani, Emilia Lusini,
Adelaide Cicquera, Maria Gomio, Rosina Gallo, Irene Antonicelli, e poi ancora altri nomi con relative foto, persone molto semplici, per esempio come Caterina Montanaro, ve la ricordate, persone semplici come Giovanni Melchiorre, Isa Ferrante, Laura Santone, ancora qualche altro nome, pietre vive che hanno costruito in maniera silenziosa ma efficace Pippuccio Montenegro. Ogni festa di San Filippo Neri era una poesia in dialetto del San Filippo e il suo santo era Filippo. Antonio Falcone, Vito Gardetta, Felicetta Vattarolo, Torino Tritto, Franco Giannico, qualche altro nome e chiudo, ma ci sono tanti altri nomi: Maria Gatti, Peppino Masi, Angelo Rosito, ultima che ci ha lasciato, una giovanissima, Anna Maria De Torre. Il volume si conclude con un breve sguardo alle visite pastorali dell'arcivescovo Magrassi, dell'arcivescovo Cacucci, con le indicazioni, con gli apprezzamenti, ma anche con le indicazioni per la crescita di questa comunità, uno sguardo anche al territorio parrocchiale, alle confraternite, infine al comitato feste patronali. Insomma, un libro ricco, molto ricco di tante suggestioni, e noi da ben per primo dobbiamo essere veramente grati all'autore per questo sforzo generoso che sicuramente sarà costato anni di memorie, di raccoglimento, di contatti, per cui quando l'arcivescovo qui presente in premessa invita a scoprire la bellezza di un cammino, di un pellegrinaggio, abbiamo detto in apertura, che dalla contemplazione del Tempio ci condurrà tutti alla contemplazione di Dio. Chiaramente il percorso che ci ha offerto Saverio Gallo è un percorso eccezionale proprio in questo senso. E concludo sottoscrivendo quello che è l'auspicio che ha fatto poc'anzi appunto Don Tonino Posa, l'attuale parroco di questa comunità, perché ogni parrocchiano conservi nella propria casa questo prezioso libro per riconoscere, aggiungo, e approfondire la propria identità cristiana, sia civica, la propria identità è cristiana e civica di ormai millenaria tradizione. Grazie. Storia civile si interseca con la storia anche religiosa.
nella maggior parte dei casi addirittura scritta dai parroci. Quando sono tornato, io ho trovato invece molto modificato l'ambito della sensibilità in proposito. Ho attribuito molto a quel cammino della storia della Chiesa di Bari che, diciamo, ha sviluppato una sensibilità forse al di là di quello che può apparire nei sacerdoti e nel popolo di Dio. Sta per uscire, come sapete, l'ultimo volume, il 29° volume di Beppe Mocumbo, Giuseppe Mocumbo, proprio sulla beateria di San Benedetto. Sono 29 volumi da quando è iniziato questa storia, nell'arco di meno di 30 anni, più o meno, ecco, una trentina d'anni. Ora, è chiaro che questo non è soltanto un esercizio culturale, è la presentazione di Mario Girardi e il testo scritto da Saverio Galla lo denotano in modo particolare, è la storia della fede di un popolo. È ovvio che si passa, quando si fa questa storia, da quelli che sono magari immediatamente i responsabili, i protagonisti, quindi si fa riferimento ai vescovi, ai sacerdoti. Io sto insistendo molto, e mi rifaccio a quello che in chiusura ha detto Mario Girardi, sto insistendo molto perché si sviluppi il senso della storia del popolo di Dio. È la storiografia ecclesiastica ancora non è sufficientemente matura in questa direzione. Però capite che il consacrare nella memoria quello che è stato detto, io ho imparato alcune cose questa sera che non conoscevo, per quanto avessi saputo tanti elementi che poi hanno determinato questa, che lo ribadisco e lo confermo, è una delle più belle chiese, certissimamente, senza alcun dubbio, della diocesi di Bari. Altrove potrebbe essere tranquillamente una cattedrale, per dire come effettivamente è stato il frutto, e mi ha fatto piacere l'osservazione che ha fatto Mario Girardi in riferimento alla descrizione di Saverio, è stato il frutto della fede di un popolo. Per cui passare dalle pietre materiali, pietre vive, non è un passaggio, direi, peregrino legato a una dimensione spiritualistica. Oggi pomeriggio, durante il vecchio cresimante, come sapete, fare l'incontro col vescovo, e allora un ragazzino ha detto: ma voglio sapere, la chiesa è povera perché è una cattedrale così bella, ha detto, così ricca, ha detto, così bella. E ho colto l'occasione per dire che la tradizione del nostro popolo è legata alle nostre chiese ed è la storia della fede del nostro popolo, sia attraverso l'impegno, attraverso anche la generazione di sacerdoti, ma è tutto il racconto della fede del nostro popolo. Questo, io più vado avanti, più lo conto. Queste storie aiutano moltissimo in questa direzione. Io porto sempre l'esempio del piccolo paesino che avete fatto riferimento a questo architetto, Marchè di Martano. C'era una tradizione che nel Salento di chiese splendide, di un barocco delicatissimo, costruito in 2 anni, con che cosa? Con la generosità del popolo che si tassava metà della raccolto. E oggi ci lamentiamo della povertà, non abbiamo idea di cosa nel 700 la povertà del nostro popolo, si tassava metà della raccolto. Per fare questa cosa io penso che fosse più della metà della raccolto. Non esiste molto per me. Non esistevano, almeno questa realtà di ricerca, questo è molto facile. Non ci si rende conto di quello che ogni pietra parla della fede. Che tante volte noi spiritualizziamo, ci hanno fatto passare la chiesa di Pietro, la chiesa di Trive, e di questa chiesa, la chiesa di Pietro. Io ho detto questo piccolo, questo cresimando, proprio dicendo questo. Se tu ami, puoi preparare la casa più bella per l'oggetto alto, e l'oggetto alto qui è Dio. E quindi oggi stiamo recuperando, c'è stato un momento in cui lo ben lo sapete,
dove c'erano delle foca, grazie alle chiese. Guarda, sono proprio delle zone più ricche di Bari. Ricche di Bari. Più indi Bari. Allora è chiaro che una determinazione di questo genere denota anche una prova di fede, c'è niente da fare. Ora, perciò dico, questa è un'opera meritoria di cui probabilmente non abbiamo sufficiente contezza. O perché, come hai sottolineato, alcune memorie si rischia di perdere nel tempo. E quindi la memoria, oggi noi non possiamo guardare il futuro, sono una linea di memoria. E si dice che la cosa è un'epoca che ha perso la memoria. Quindi io non sono così pessimista, perché quando l'ho scritto, gradualmente quasi tutti i paesi stanno recuperando la memoria, a me da un punto di vista ecclesiale, e che poi diventa trainante lo sviluppo della memoria anche secondo ambiti diversi. Tutto questo aiuta a dire, ecco, queste radici continuano a vivere in noi e noi ci auguriamo che continuino a vivere nel futuro. C'è nel nome del sindaco, le rivolge alla passata. Buonasera, eccellenza, reverendi parrocchi, parrocchiani tutti. Dato il saluto da parte dell'intera amministrazione del nostro sindaco Sergio Puglia, il plauso dell'intera amministrazione nei confronti di Saverio Gallo, che ha voluto scrivere questo testo che è lo scoccio della storia degli ultimi 100 anni della storia di Gioventù. Ringraziamento al professor Mario Girardi che con la sua nota saggezza e professionalità ha descritto al meglio le opere e le arti custoditi in questa chiesa. Se permettete, vorrei soffermarmi solamente su un punto, sul ruolo che la chiesa ha svolto da sempre, da quando è qui nell'umanità e rappresenta il luogo sicuro per tutti quanti, da sempre, nei momenti di crisi, nei momenti dove pestilenze, dove le guerre perversavano sulle popolazioni. La Chiesa ha rappresentato il luogo sicuro, così come in questo momento sta facendo la congregazione. Aiuto, sostegno, amore a chi ne ha bisogno. Credo che non mai, come in questo periodo di crisi profonda, dove i mass media non fanno altro che veicolare sentimenti di ira, di rabbia, l'uno contro l'altro, dove l'arroganza e l'ipocrisia, soprattutto il credo di se stesso, di sé, sia importante nel ruolo della Chiesa. Gli ultimi 100 anni messo in evidenza da Saverio Gallo, ha proprio messo in evidenza questo, il ruolo della Chiesa, il ruolo delle confraternite, tante, è vero, però tutte con un unico comune denominatore, il bene per Gesù e per gli uomini, per gli altri, per chi ci sta accanto, per chi ha bisogno. Ognuno nella propria differenza aiuta tutti quanti. Il ruolo di tutti i volontari, di tutti quelli che hanno dato una mano, hanno formato intere generazioni giovani, mio padre era chierichetto, senza cuore, io ero chierichetto con Di Maggio, mio figlio e i miei figli hanno fatto qui la comunione, siamo stati forgiati e la Chiesa ci ha aiutati a crescere, ma non solo la mia generazione, quella di mio padre, dei miei figli, ma tutte le generazioni che mi hanno messo qua. Per cui ricordo di aver dato un calcio alla Chiesa e con che si continua in questa maniera, grazie a voi, grazie a nome di tutta l'amministrazione comunale, e ne ha tanto bisogno. Grazie. Passiamo già alla missione, il libro è a disposizione, è in fondo alla Chiesa, voi anche in segreteria, quando volete si muovere a richiederlo. E concludiamo in mezza, facendo tagliare la torta al nostro vescovo nel salone. Grazie, sia un attimo. Quella chiesetta ha dato il nome al partito.